quando il lavoro di tecnici e ingegneri si concentra sullo sviluppo della tecnologia ibrida ed elettrica per abbassare emissioni senza perdere in performance. Tutto dentro il guscio in carbonio dell'ultima supercar di Maranello, questa volta in versione Spider, la Ferrari SF90 è ibrida plug-in, quindi si può ricaricare. Non teme clima né temperature, col sole, su asciutto o su strade e piste bagnate, le performance sono di altissimo livello. Un lavoro di stile certosino dove tutto, ogni angolo, fessura, spigolo, rientranza ha una funzione tecnica ben precisa per far convogliare l'aria e raffreddare le parti tecniche. A partire dalla parte frontale, che ha forma di bocca di squalo, l'aria entra qui dentro in collaborazione con Brembo per ottimizzare il raffreddamento dei freni. Per questo c'è una presa d'aria situata all'interno della pinza freno che permette di ridurre drasticamente le temperature. In totale i tecnici sono riusciti ad abbassare la resistenza all'aria della vettura del 10%. Sono due bocchettoni per fare rifornimento e sono posizionati da entrambi i lati della vettura. Uno è per rifornirsi di energia e l'altro per inserire la benzina. Il motore è in posizione centrale posteriore, è un 4 litri che sviluppa 780 cavalli. Tra il motore e il cambio c'è anche uno dei tre propulsori elettrici, gli altri due, come abbiamo detto, sono nella parte frontale. I turbocompressori hanno turbine in titanio e alluminio, l'iniezione è a 350 bar. Il tutto per un'accelerazione da 0 a 100 in 2 secondi e mezzo.